Innanzitutto voglio fare un piccolo preambolo sulla nostra situazione attuale, e cioè che dopo Temptation Island le cose non è che vanno male, vanno malissimo, e non è che sono peggiorate tantissimo. Lei ormai è di una gelosia folle, e se prima era gelosa 10, adesso è gelosa 200, cioè il rapporto è proprio questo, 10 a 200, cioè la situazione è peggiorata in maniera mostruosa. Tant'è che ormai sono 2 mesi che non viviamo più insieme, abbiamo deciso così perché le litigate erano talmente frequenti e grosse che abbiamo pensato fosse la cosa migliore. Inutile dire che noi vivevamo insieme da anni, quindi questo è un grosso passo indietro. Ma il non vivere insieme purtroppo non ci impedisce di litigare a distanza. Questa sua gelosia folle purtroppo sta. Sai che ci sia, perché vuol dire che se tu non ti fidi di me e sei così gelosa, vuol dire che io in questi 6 anni non sono riuscito a dimostrarti quanto ti amo, non sono riuscito a dimostrarti un cazzo. In tutti i rapporti, nella fase iniziale c'è un'enorme gelosia, ma dopo gli anni un pochino si attenua perché la persona dimostra quello che prova per l'altra persona. Lei invece è gelosa come se io e lei ci fossimo messi insieme ieri. Cioè, questo è assurdo, non si fida. Cioè, in poche parole, io sto con una donna che pensa che io sia un suo nemico, sia una persona che gli voglia far del male, che diffida di tutto quello che io dico. Se io dico una cosa, lei non ci crede. È assurdo, è una situazione. Cioè, lei passa le sue giornate ad indagare su quello che faccio io, su quello che dico, su come mi comporto. Cioè, non c'è il minimo, la minima fiducia, non c'è, quel minimo, non c'è. Voglio dire che io sia innamorato di lei, è abbastanza. Già solo il fatto che sono 6 anni che stiamo insieme, cioè 6 anni non è un giorno. Ho trascorso 6 anni della mia vita e li ho dedicati a te, vorrà dire qualcosa, vorrà dire che ti amo, vorrà dire che voglio stare con te, che tu sei la mia donna, non vuol dire. Lei, il fatto che siamo stati 6 anni insieme e io gli ho dedicato 6 anni della mia vita, non vuol dire nulla. Mi squilla il telefono, mi dice chi è, chi non è, che cosa ti ha scritto, che cosa ti ha detto, perché quella ti guardava. Cioè, una situazione assurda, da matti del manicomio, invivibile, invivibile. Cioè io devo vivere con l'ansia e il terrore che magari se siamo in una situazione tranquilla, come un giro in macchina, una cena fuori, mi vibra il telefono, mi guarda una ragazza e per me si è distrutta la giornata senza che io abbia fatto niente o c'entri nulla. Cioè una cosa del genere a un certo punto a me non dimostra neanche più amore, anzi dimostra non amore, dimostra che non ti interessa niente di farmi stare bene, che l'unica cosa che vuoi fare è litigare, fare la guerra, fare a capocciate. Non dimostra che mi ami, non mi ami più. E poi, non mi ami più. E poi tutta questa gelosia a un certo punto a me porta a pensare ad altro. Cioè, se tu pensi che io ti possa far del male e danneggiare, vuol dire che tu pensi di stare con un uomo che da un momento all'altro ti può dare una coltellata dietro la schiena. Però io non posso credere che lei veramente pensi di stare con un uomo che gli possa dare una coltellata dietro la schiena per 6 anni. Perché allora saresti matta, cioè, nessuno potrebbe vivere una situazione del genere, tu mi dovresti lasciare a un certo punto, dovresti prendere una decisione. Però qui le cose sono due, allora o tu pensi che veramente io sono un infame che da un momento all'altro ti può dare una coltellata dietro la schiena e tradirti, oppure tu in realtà lo pensi solamente a un 30%, però come si dice, nel dubbio meni, nel dubbio litighi, non ne sei convinta. Quindi tu non sei convinta veramente che io sia un infame, anzi forse non lo pensi nemmeno, però nel dubbio litighi, nel dubbio mi vieni sotto, non capendo che stai distruggendo il rapporto, allora a quel punto sei criminale. A quel punto mi fai schifo come persona, mi fai proprio schifo. Mi fai proprio schifo perché mi fai capire che tu in realtà mi vuoi solo far star male, solo far vivere male tutte le mie giornate, in mezzo alle litigate, all'astio, io con lo stomaco chiuso, arrabbiato. Con te che mi scrivi tutte cose sul cellulare, cioè io non ce la faccio più, sono. Però senza divagare ulteriormente in questo preambolo che ho desiderato fare, voglio rispondere al discorso della foto che lei ha pubblicato sulla mia storia ed è poi il motivo per cui faccio questo video, perché voi mi avete fatto parecchie domande in direct, quindi parliamo di questo. Vi faccio rivedere la foto che vi ho fatto vedere all'inizio e adesso vi spiego tutto. Per far capire bene come sono andate le cose, sono costretto a far purtroppo il nome della persona. Non avrei voluto metterti in mezzo, Simo, lo so, scusami, ma sono costretto, sennò non si capisce bene la situazione. La persona ritratta nella foto è Simona Solimeno.
ex tentatrice. Una persona di cui io ho molta stima, che ho conosciuto all'interno di Temptation Island e a cui non ho mai manifestato né interesse da parte mia verso di lei, né da parte sua verso di me, ma siamo diventati semplicemente amici perché io reputo Simona una persona molto intelligente. Oltretutto Selvaggia ha conosciuto Simona 2 giorni fa, il 14, sulla pagina di Simona ci sono addirittura dei video riguardanti quella serata. Insomma, non c'è niente di male, siamo semplicemente amici, amici che peraltro non si sentono neanche troppo spesso, quindi. E niente, dato che succede questo, ieri Selvaggia, durante le sue indagini quotidiane che fa su di me, trova questa foto di Simone con, insomma, di lei di spalle, quella che avete visto, con un mio like. E come al solito Selvaggia, dando subito per scontato che io avessi fatto una cosa del genere con malizia, è venuta da me col suo fare minaccioso, chiedendomi spiegazioni su questa cosa. Spiegazioni che tanto qualsiasi spiegazione gli dai, lei ormai... Io non sapendo neanche lei di cosa parlasse, avendo la coscienza completamente pulita, effettivamente vedo la foto e c'è il like, dico cavolo, mi dispiace, dico ma tu lo sai Selva, io ho Instagram da 4 settimane, 6, col dito avrò passato il dito e probabilmente si è battuto il like per sbaglio. Indovinate che è successo? Lei ha fatto una scena da pazza scatenata e pubblica questa foto che avete visto nella storia su Instagram, cioè sputtanando completamente tutto sui social. Ma è normale questo? Cioè è normale quando voi litigate col vostro ragazzo, cioè voi che state guardando, quando litigate col vostro ragazzo andate a discuterne su Instagram o ne parlate prima tra di voi? Lei neanche ne ha parlato, appena ho provato a rispondere ha preso e se n'è andata, non ha dato neanche modo di replica e vedo questa cosa poi su Instagram. Io non dico che la cosa non può dar fastidio, ma se io ti dico, tu uomo da 6 anni, che probabilmente mi sono sbagliato e tu sai quanto sono impacciato, io voglio che tu ci credi, anche perché io di Simona ho il numero, e se ci voglio uscire, figurati se mi metto a battere i like su Instagram. Se ci voglio uscire, non mi metto a battere i like che li vedono tutti e che mi possono mandare pure a litigare con te. Prende e la chiamo, ma il problema è che io con Simona, per me è un'amica, ma io non tradirei mai Selvaggia, non lo farei mai, mai e mai l'ho fatto. Comunque inutile dire che Selvaggia mi è calata nuovamente 100 punti e che non ho intenzione di richiamarla se non chiama lei. Per me se non chiama lei stavolta siamo a posto così. Mi sono rotto il cazzo di stare male e non mi pare neanche sano per lei. Non mi pare neanche sano per lei stare con una persona che lei pensa che gli potrebbe dare una coltellata dietro le spalle. Allora o lei deve fare una decisione, o cambia un pochino e si impara a fidare di me un pochino di più, oppure mi lasciasse. Fatto sta che stavolta io personalmente non ho minimamente intenzione di chiamarla, per cui se lei non chiama per me stiamo a posto così. Di solito lei pensa di aver ragione, io penso di aver ragione, stavolta stiamo a posto così, voglio pure vivere sereno e tranquillo. Per quanto possa amare una persona, comunque arriva sempre un limite e comincio ad essere veramente stanco e saturo di stare male tutti i giorni, di essere messo sotto accusa, di dovermi giustificare ogni momento e di dover litigare in questo modo sempre. Voglio poter star bene anche io e per cui stavolta secondo me chi deve cambiare è lei e non sono io. E oltretutto, non fidandosi di me, lei non si rende conto che ogni cosa che io faccio per lei, per me è come distrutta. E nei rapporti un po' è così, no? Il partner cerca di dare costantemente dimostrazioni di amore verso l'altra persona, pure quelle piccole cose, un'attenzione, un piccolo gesto. Ma se poi vedi che l'altra persona non si fida di te, ti reputa un nemico, ti rendi conto che tutti quei piccoli gesti sono inutili. E tutto quello che fai per quell'altra persona è tutto visto in maniera distorta, per cui vedi che ogni tuo sforzo o sacrificio verso quella persona non ha più nessun senso perché lei non si fida, ti odia. Chiudo tenendoci a precisare che ho fatto questi video non perché mi piace discutere le cose sui social, ma perché l'ha fatto lei. L'ha fatto lei per prima e devo rispondere e difendermi in qualche modo, perché mi vuol far passare per qualcosa che non sono, non esiste. Quindi ribadisco, se lei non pubblicava ieri quella foto con scritto bravo Chiofalo e la sottolineatura del mio like, per me si poteva discutere tranquillamente in casa questa cosa, come ho sempre fatto in questi anni. Lei no, ha preferito così.